Bello di ragazzi, sono il Mirko della Degrado Family e oggi, come promesso, apriamo il secondo box di Nexus dei Duellanti. Al primo box abbiamo trovato due secret, nessuna quarta del secolo. Sinceramente il rate non so bene come sia, però di base direi che è andata normale, normale, niente di assurdo, però dai, abbiamo trovato la nuova magia. Mi raccomando, se siete interessati dei box, scriveteci pure. Sono in vendita, ne abbiamo ancora un po'. E oh, questa fantastica espansione. E se vi interessano le carte singole, c'è in descrizione anche il nostro link di Card Market. Niente, questo qui ha deciso. È mezzo stracciato questo box. Fa così. Allora, partiamo subito con la prima busta. L'animale candela. Metti a fuoco, grazie mille. Qua abbiamo fusione chimera, mettiamo qua. Poi, non so perché vanno al contrario, si vede che la scatola era rimasta al contrario quando... Ma che cazzo adesso? Mi raccomando ragazzi, mettete un bel like al video e iscrivetevi al canale. Abbiamo Ignobile Cavaliere, ormai facciamo la collezione di questo qua, abbiamo trovati due. Nello scorso box addirittura, proprio per non farci mancare assolutamente niente. Terzo pack, il cuculo è obbligato a cantare, porterà fortuna? Magnune torrido, come il caldo di questi giorni. Poi, quarto pack, vediamo cos'è, ci abbiamo in serbo. Oh, questa qui non l'avevamo trovata la scorsa volta. Bella, cos'è? È una torta. Una torta Big Mom Confirmed. Bella. Bisogna trovare la super, quella buona, e la botola, quella nuova, la trappola. Veramente molto buona. Qua, oh, caduta. Che cos'è? Era un mostro. Il drago meteoro a occhi rossi, quello nuovo. Dovrebbe essere nuovo se non sbaglio. Volevo una cazzata, ma a me sembra nuovo. Poi vabbè, io non sono molto aggiornato su Yugi, però un minimo ho guardato. Questo qui è il drago, questo qua l'abbiamo già trovato. Dai, su, allora bisogna fare una macumba in questa busta qua. Questa qua secondo me è una buona busta. Questa qui è la svolta, ragazzi. Guys, la svolta. Già che inizia con la pillola dei dinosauri, è buono, eh? Oh, che cazzo vi avevo detto? Drago Cremesi. Secret. Questa qui è... Ma porco. Questa qui è la sincro che c'era ultra come premio per il pre-release. Cioè per lo sneak peek. Imbustiamo subito. Bellissima carta, molto bella questa, mi piace, mi piace. Poi, aspetta che mettiamo le comuni, le mettiamo qua. Ok. Tanto erano volate over the map alcune comuni, così. Io non mi sto soffermando, comunque queste buste ci sono un po' di supporti anche per il dinosauro. Drago Cremesi, ottimo, bello. Prima secret trovata. Direi che è la seconda che vale di più del set, se non sbaglio. Behemoth dalle grandi ali, che prima c'è il Baby Drago Utensile o Bulbo Luminoso 2.0, fortissimo, quella cazzo di carta, verrà sicuramente bannata, quindi cercate di sfruttarla finché c'è ancora. Ecco, è questa qui, questa è buonissima, questa qui è la nuova botola, il bucotrappola nuovo, cioè non ho detto botola, ma intendevo bucotrappola, questo qui è il bucotrappola nuovo. E quando il tuo avversario evoca uno o più mostri con attacco 1500 o inferiore, bandisci quei mostri con attacco 1500 o inferiore coperti. Quindi è molto più forte di Bottomless. Bottomless era con i 1500 superiore, questo qui è 1500 o inferiore, e in più li bandisci coperti. Quindi anche se dovessero, non si attivano gli effetti, quelli che partono da banditi, insomma, se ci dovessero essere, quindi veramente ottimo, secondo me. Questa trappola è buona, anche perché 1500 inferiore è pieno di target ormai.
i vari neghini, quelle cose lì. Abbiamo il Fluffal Nior Ultra. Bello questo. Noir, scusate. Lo mettiamo in busta subito. Le Ultra, le Secret, dai, bu la busta se la merito. Ma anche la botolina. Mettiamo qua, vicino al Drago, Drago Cremisi è stupendo, ragazzi. Secret è, secondo me è molto più bello che Ultra. Però sono i miei gusti personali, ovviamente. Qua abbiamo una bella trappola, questo qui vabbè non è un granché, sincro tenaglia lì, boh, è assurdo, ho perso il sincro tenaglia, volano via le carte, cioè vogliono scappare, vogliono fuggire dal loro destino, cioè dentro una scatoloccia all'infinito per 3000 anni, a meno che non passate dal link in descrizione di Karl Market e magari l'aggiungete, una di queste comuni per pietà, l'aggiungete al vostro ordine. Questo è il nuovo Altergeist, l'abbiamo trovato anche nella scorsa parte. Belle però queste due, mi piacciono. Adesso non so, quel Fluffal, che poi non è un Fluffal, è Pirel, non so perché ho detto Fluffal, vabbè, perché con lui là ci somigliano, cioè. Qua abbiamo, oh, questa qui l'avevamo trovata anche scorsa volta. No, non è vero, no, questa è un'altra, niente, scherzavo, è una nobile arma. Ignobile arma, anche questa qui la imbustiamo subito. Infernobili armi al mace o al mace o al meinx, dipende un po' quello che preferite, come preferite dirlo, non importa. Poi passiamo con l'altro pack, perché sono un po' così oggi, un po' crazy. Ok, questo qui manca mai, due volte già che lo troviamo. In questo più due volte nello scorso box. Vabbè, incredibile, Batterial. Passiamo con un altro pack. Olè, la fusione è quello. Sì, Chimera. Mi sa che l'avevamo già trovata anche in questo box. Sì, si rifà un po' grazie a fusione Chimera alle carte vecchie di Yu-Gi-Oh! Ovviamente queste qui sono comunque il 25° anniversario, quindi ci sta che riprenda un po' anche l'originale. Belly Xyz, Telemetech Clatis, boh, ok, è quello dei match, ci sta. Volite, papà, qua un altro X. Oh, una bella secret, è un nuovo Evolzar, Evolzar Lars. Veramente molto bella questa carta. Forse da cam non rende. Vi leggo al volo l'effetto. Non è vero, è troppo lungo. Due mostri di livello 6. Mentre questa carta materiale, il tuo bersaglio non può scegliere come bersaglio con gli effetti dei mostri. Quando il tuo avversario è tipo 1 o più carte o è un effetto rapido, puoi staccare due materiali o solo uno se tutti i materiali di questa carta sono retti e di non esci, come persona carta scoperta annulla i suoi effetti fino alla fine del turno. È una specie di laggia, però più forte, molto più forte. Evolzar Lars, bello, mi piace questa qui, è bella questa carta. Non mi era sfuggita quando ho guardato l'elenco dell'espansione, però veramente bella. Questa qui è. Direi che è ottima questa qua. Secondo me, adesso devo ancora verificare, non vorrei dire una cazzata, però mi sembra abbastanza forte. Poi due materiali di livello 6 ci dovrebbero riuscire a fare abbastanza facilmente. Poi se sono rettili l'effetto è ancora più forte. Genesi del duellante in onore dei vecchi pack. Tanto abbiamo questo anfora dell'avidità, troppo bello. Giara dell'avidità, ma quanto cazzo è bello. Troppo bella, full creepy, però veramente, veramente molto buona. Molto buona. Due secret le abbiamo trovate. Questo qui è il nuovo monarca. Quindi teoricamente dovrebbe aver finito qua. Mancano due ultra. O almeno, lo scorso abbiamo fatto quattro ultra e due secret. Non è che non ci sia la quarta del Seculus, che non farebbe schifo, considerando che il rate non è poi così basso, eh. Bella fusione, questo qui è quello Magnum il sostituto, il sostituto nella bara, cazzo. Poi,
Ciu-ciu-ciu-cian. Bello questo però. Cazzo. Segugio di Tistina. Bellissima come carta. Bella. Questa è carina. Mi piace. Ultimi tre pack. Però ci deve essere qualcosa qua. Ho portato fortuna però se le massate. Prima abbiamo trovato il drago Cremesis. Voilà. No, niente, la bestia, la chimera bestia. Niente, sto pack è ancora peggio di quello di prima, eh. Non va bene. Almeno qui non ci siano due ultra e si pareggia. Pure la situazione è talmente grave che non so nemmeno io cosa dire. Voilà. Oh, ecco una ultra. Allora, guardiamo insieme. Divino Dominio Bastiana. Bastina. Nella busta un attimo, scusatemi, che è una terreno per i Tistina. Sì, evochi speciale, fa cose, insomma, sicuramente la conoscerete meglio di me. Poi ultimo pack, vediamo cosa ci offre la casa. Tanto vi ricordo che i box sono acquistabili scrivendoci in DM, consegna gratis a Bologna e dintorni, cioè dintorni fino a un certo punto, nel senso Bologna, non in provincia di Bologna, cioè Bologna, Casalecchio, cioè non cioè non ci allarghiamo, per favore. Poi ultimo pack. Ole, una ultra, quindi sì, sono 4 ultra e 2 secret. Imperatore Charles il Grande. Qui direi che degli infernobili. Si mette alla busta. Sì, scusa, un link. Cos'è che ho detto? Sì, un link questo. Un ultra link. Perfetto. Va bene, ragazzi. Questo qui è stato il pull di questo box. Vabbè, ci sono anche le super. Metto qua le ultra, le secret. Ok. Mi raccomando ragazzi, iscrivetevi al canale, mettete un bel like, seguiteci anche su Instagram, tutti i link utili in descrizione. Se vi siete interessate alle carte potete scriverci in privato o visitare il nostro store su Card Market. E ciao a tutti!